Siamo sulla strada tra Linaria, che vediamo là in fondo, e Agio Focas, sulla costa ovest di Skyros. Da questo punto di vista si vede veramente una buona parte dell'isola, perché si vede, diciamo, la parte su più o meno metà dell'isola, più o meno, perché qui c'è l'isoletta di fronte che si vede molto bene quando si arriva col traghetto a Linaria, perché si costeggia quell'isola qui che abbiamo di fronte. E la parte dove siamo stati ieri, tra l'altro, è dietro questa collina dove c'è Linaria, c'è la spiaggia di Calamizza. Calamizza, sì, dovrebbe essere giusto. E là in fondo si vede una striscietta bianca con una costruzione, perlomeno si vede occhio nudo. Spero di riuscire a inquadrare correttamente perché c'è una forte luce. Faccio fatica un po' a vedere quello che c'è sul display, anche perché è un po' sporco dal salsedine. Là c'è la Kalimbada, se mi ricordo bene, Bay, la numero 1, dove siamo stati ieri. Probabilmente là dove c'è un po' di più chiaro ci sarà il numero 2. Sullo sfondo le colline verso sud dell'isola di Skyros. E seguendo verso destra la parte che c'è verso il mare, dove però, per quanto ci ne sappiamo noi, non c'è neanche una spiaggia, ma è tutta costa abbastanza alta con scogli. Però devo dire che da qua sopra la visuale è molto, molto bella. Quindi la parte sud-ovest dell'isola, verso Eubea, che a occhio nudo si intravede, ma non sono sicuro che risulterà nel video, perché la si vede appena appena, là in mezzo. E qui alcuni isolotti che ci sono sempre nella parte ovest dell'isola. Ne contiamo 1, 2, 3 e uno piccoletto 4, più due scogli qui davanti. Noi stiamo andando a Santa Focas, che dovrebbe essere più avanti in una di queste vallette che ci sono tra questi monti. E lì verso nord, dove sullo sfondo molto lontano vedo delle isole, potrebbe essere Alonissos, però proprio una macchia appena appena visibile, quindi non sono certo di non avere magari anche un miraggio, però mi sa vedere qualcosina di scuro appena appena. Adesso andiamo magari più in là per vedere giù da dove è il posto dove siamo partiti, che era Pefkos, che si vedeva molto bene poche centinaia di metri prima di arrivare qui sulla strada asfaltata che stiamo facendo. Direi che c'è